due resistenze in parallelo, è vero? Una di 20 ohm e l'altra di 80 ohm. Quant'è la resistenza equivalente? Quale di queste secondo voi è la risposta esatta? Così, ta-ta! E perché? Vai! La D. La D, dice lui, 16. Mi dici perché la D? Perché io ti ho detto non fare calcoli, pensa proprio no al senso della risposta. Quando le due resistenze sono in parallelo, quella equivalente è sempre più piccola della più piccola. Ora, scusate, di quelle quattro risposte, quale è l'unica possibile? La D, perché l'unica più piccola della più piccola è la D. Le altre sono, queste due, 40, 60 e 40 sono comprese fra questi due valori, 100 è addirittura maggiore.